Va bene. Buon pomeriggio a tutti. Va bene ragazzi, buongiorno. Allora, grande richiesta, perché ieri me l'hanno chiesto di nuovo. Rivediamo un attimo quello che sono, la posizione del vigile, perché qualcuno non aveva dei dubbi. In parte che no, ieri pomeriggio l'avevamo già visto, ieri sera non ancora, per cui in ogni caso lo rivediamo adesso. Allora, abbiamo stabilito che il vigile, per quanto riguarda la segnaletica che troviamo sul quiz, abbiamo quattro immagini. Per risolvere i nostri quiz, vediamo solo chi è arrivato. Anna. Ok. Per risolvere i nostri quiz, abbiamo detto: Ciao Beppe. ciao Anna, noi dobbiamo nella rappresentazione immaginare che con il nostro veicolo, cancelliamo che me la fa, vabbè. Con il nostro veicolo siamo in questa posizione qui, quindi siamo nella parte bassa del disegno, ok? Quindi in questa posizione siamo qua, in questa siamo in questa parte bassa, quindi nella parte più bassa del disegno con il nostro veicolo, in modo che riusciamo a visualizzare bene il vigile nella direzione per cui ci viene fatta la domanda. Allora, abbiamo detto che sono quattro le posizioni del vigile che troveremo, due posizioni che sono riferite al semaforo verde. Fatti vedere che ce ne sono due, una al semaforo giallo e una al semaforo rosso. Entriamo nello specifico. Allora, il primo caso abbiamo detto, il nostro vigile è davanti a noi, noi siamo con l'auto in questa posizione, quindi vediamo il nostro vigile con le braccia aperte, io faccio sempre l'esempio come Gesù Cristo in croce. Pertanto, essendo in questa posizione con il vigile messo con le braccia aperte, noi è come se fossimo in presenza del semaforo rosso. Per cui dobbiamo attendere, chiaramente ci fermiamo prima della linea trasversale d'arresto, scusate un attimo. Eccomi. Quindi ci fermiamo prima della striscia trasversale d'arresto, come dice qua. Il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione, quindi ce l'abbiamo di fronte. Potremmo avercelo anche di schiena, chiaramente. Se noi venissimo dalla parte opposta, comunque sarebbe sempre con le braccia aperte, sempre nella nostra direzione, ok? Per cui, Andrea è arrivato. Mi segno solo i nomi perché non riesco a vedermi. Va bene. Per cui, semaforo rosso e ci fermiamo. Non possiamo girare a destra, non possiamo girare a sinistra, non possiamo andare da nessun'altra parte. E qui abbiamo l'esempio. Quindi tutti i veicolo verde invece che ce l'ha di profilo potrà proseguire dritto, quindi il veicolo verde potrà proseguire, potrà girare a destra e potrà girare a sinistra lasciando chiaramente il nostro vigile sul lato destro e posizionandosi in questa posizione qua, ok? Quindi solamente il verde perché non ce l'ha di frontale, ma ce l'ha di profilo. Chi ce l'ha di frontale o comunque di schiena con le braccia aperte è come se ci fosse il semaforo rosso. Seconda posizione, noi siamo sempre con il nostro veicolo qua sotto per il quiz, quindi lo vediamo con un braccio alzato. Quindi il vigile ha un braccio alzato, ma in figura equivale alla luce gialla fissa del semaforo. Quindi bisogna arrestarsi prima dell'incrocio, se è possibile farlo senza creare pericolo, e di conseguenza liberare velocemente l'incrocio se già stato impegnato. È chiaro che se io con il mio veicolo fossi in questa posizione qui, non è che mi fermo, libero l'incrocio e proseguo.
Anche qui vigile, una volta che è alzato il braccio, ci dà un tempo tecnico per poter effettuare la manovra e oltrepassare l'incrocio. Okay? Quindi abbiamo già visto due posizioni, il semaforo rosso con il vigile con le braccia aperte e il semaforo giallo il vigile con un braccio alzato. Quindi in questa posizione vedete che sono tutti fermi perché praticamente si attende che il vigile si disponga in un verso piuttosto che nell'altro per dare via libera agli altri veicoli. Quindi sono tutti fermi perché hanno il giallo fisso. Terza posizione è la prima, perché abbiamo detto che col semaforo verde ce ne sono due, è la prima col semaforo verde. Noi abbiamo detto per risolvere l'incrocio arriviamo dalla parte bassa del disegno, quindi facciamo attenzione perché qui è un po' in diagonale, comunque sempre dalla parte bassa. Lo vediamo di profilo, quindi è come se noi avessimo il semaforo verde. Quindi noi potremmo andare in tutte le direzioni, possiamo andare dritto, possiamo andare a destra e possiamo andare a sinistra, chiaramente dando la precedenza ai veicoli che vengono di fronte o agli eventuali pedoni. Quindi il vigile si dispone in profilo con le braccia aperte come in figura, equivale alla luce verde del semaforo. È consentito il passaggio, usando comunque prudenza, delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia, quindi parallele alle sue braccia, che provengono quindi dalla sua destra e dalla sua sinistra, quindi anche chi viene di fronte, di fronte dove sono io, quindi dalla parte opposta avrà il semaforo verde. Quindi è possibile proseguire dritto e svoltare a destra, dando la precedenza ai pedoni che attraversano la strada trasversale. Svoltare a sinistra, dando la precedenza ai veicoli provenienti di fronte e ai pedoni. E qui abbiamo il nostro esempio. Chi ce l'ha di fronte con le braccia aperte non può muoversi, chi ce l'ha di profilo invece può andare chiaramente oltre che dritto, potrà girare anche a destra, potrà girare a sinistra, chiaramente come diceva lì, facendo, dando la precedenza a chi viene di fronte e facendo attenzione agli eventuali pedoni. L'ultima posizione, che equivale sempre al verde, quindi abbiamo detto che ne abbiamo due per il verde, una per il rosso e una per il giallo, è specifica perché ha validità solo per i veicoli che sono nella parte bassa, che noi abbiamo detto, cerchiamo di interpretare il segnale vedendolo sempre da questa parte qui, come se noi fossimo da questa parte. Quindi noi, di fronte a noi, abbiamo il vigile con il braccio sinistro. Pertanto, il vigile è disposto con le braccia ad angolo retto. Vedete che qua infatti è ad angolo retto, qua, no? Fa un angolo retto, qua così. Come in figura, consente ai veicoli che provengono dalla sua sinistra, quindi noi che siamo qui in basso, che vediamo il braccio sinistro, di proseguire verso tutte le direzioni. Quindi solamente io potrò andare a destra, potrò andare dritto passandogli dietro e potrò girare a sinistra. Tutti gli altri devono stare fermi, ok? Quindi di svoltare a sinistra, a destra, di proseguire dritto. Vediamo meglio questa slide che ce lo indica meglio. Quindi il veicolo appunto l'hanno anche fatto per evidenziare maggiormente in verde, è l'unico che si muove, potrà andare in tutte le direzioni, quindi quello che si muove perché c'è il braccio sinistro del vigile rivolto verso di lui. Tutti gli altri devono stare fermi. Quindi il vigile disposto con le braccia ad angolo retto consente ai veicoli che provengono dalla sua sinistra di proseguire verso tutte le direzioni, equivale al semaforo verde. Ok, un po' di domande? Allora, vediamo un attimo chi è arrivato ancora. Jonathan è arrivato. Va bene. Anna? Falso. Buongiorno, okay. Peppe. Ciao, Jonathan. Luca? Falso. Ok, Filippo? Falso. Bene, Andrea? Falso. Bene, Jonathan? Falso. Ok, facciamo ancora un giro. Jonathan di nuovo. Vero. Falso. Attenzione, si dispone di profilo con le braccia aperte. Noi abbiamo detto, facciamo finta di essere sempre nella parte bassa del disegno.
si deve arrestare dopo aver superato le strisce dell'attraversamento pedonale? No, noi abbiamo via libera, se si dispone di un filo. Andrea? Vero. Vero, fai su anche te. Se il video è consentito di svoltare a destra? No, è il semaforo giallo, quindi non posso più muovermi. Anna? Falso. Falso perché è giallo. Filippo? Falso. Ok. Luca? Falso. Ok. Di nuovo Jonathan? Vero. Falso. Io dritto. Posso, ma non solamente dritto, Sì. Ok, posso anche girare a destra e posso anche girare a sinistra. Vedi che c'è scritto si deve obbligatoriamente proseguire dritto. No, posso anche andare a destra e posso anche andare a sinistra. Andrea. Falso. Falso perché è solamente il veicolo che arriva dalla sua sinistra, quelli che sono qui. Jonathan. Falso. Ok. Bene, abbiamo finito questa parte qua e andiamo adesso sui segnali di indicazione. Ok, quindi nuovo capitolo, segnali di indicazione che ce la porteremo avanti qualche giorno, perché non si risolve in 2 o 3 giorni, perché ce ne sono parecchi. Allora, caratteristiche dei segnali di indicazione, la forma, che sono tutti quadrati o rettangolari, ok? Quindi non sono rotondi, non sono triangolari. Ci sono di vari colori, adesso noi andremo a vedere poi, vabbè, intanto iniziamo a vedere quelli più importanti. Poi vediamo perché a seconda del colore di fondo si trovano o in autostrada o sulle strade urbane o sulle strade extraurbane oppure mi indicano una zona di interesse turistico. Comunque, adesso iniziamo dai colori principali, poi man mano vediamo le spiegazioni anche dei colori. Okay? Il primo, che è quello fondamentale, che lo utilizziamo anche circolando parecchio, segnali di indicazione si trovano, non c'è una specifica distanza a cui hanno validità. Possono essere posti nel punto stesso dove inizia l'indicazione, possono essere, sì? Anna, hai detto qualcosa? No. Scusami. Quindi nel punto stesso dove inizia l'indicazione o possono anticipare quello che è un'informazione, praticamente abbiamo detto che sono indicazioni, informazioni che ci danno. Anticipare. Vai avanti, dai. 100 metri. Sono io che devo andare avanti. No, non ce l'avevo con te. Ok, quindi segnale di senso unico da non confondere col segnale di direzione obbligatoria. Ok, perché se vi ricordate è anche quello là bianco e blu, solo che è rotondo. Questo invece è un segnale quadrato. Ce ne sono due, subito preso l'altro. Ok, iniziamo con questo. Senso unico frontale. Quindi quando vedo questo segnale vuol dire che la mia strada, che prima era a doppio senso, diventa senso unico. Ok? Quindi posso girare a sinistra perché, ripeto, non è un obbligo di proseguire dritto. Posso girare a sinistra, posso andare dritto o volendo posso girare a destra. Il vantaggio qual è? Che la strada da doppio senso di circolazione diventa senso unico. Quindi non è vero che il segnale obbliga ad andare dritto, perché posso andare in tutte le direzioni. Da non confondere, quindi vediamo un attimino il confronto. Questo che stiamo vedendo qua indica che la circolazione sul tratto di strada su cui è posto è a senso unico. Non è vero che obbliga di andare dritto, esclude la possibilità di incrociare i veicoli provenienti in senso opposto, perché se è a senso unico è chiaro che non sono veicoli che vengono da senso opposto. Mentre il segnale d'obbligo, questo qui, sempre bianco e blu ma rotondo,
Sappiamo che un segnale di prescrizione indica l'unica direzione consentita e obbliga ad andare dritto nel senso della freccia. Non esclude la possibilità di incrociare veicoli provenienti in senso opposto, perché essendo strada a doppio senso possiamo trovare dei veicoli che vengono di fronte. Pertanto indica che la circolazione sul tratto di strada su cui è posto è a senso unico, in particolare indica l'inizio di una strada a senso unico, è per questo che ho detto è posto nell'immediato punto dove la mia strada cambia, da doppio senso a senso unico. Quindi dopo di esso non è possibile marciare in senso opposto, ad esempio non possiamo fare un'inversione di marcia, non è vero che il segnale indica l'obbligo di proseguire diritto. Torniamo sul primo segnale anche nel senso unico, perché nel senso unico ci sono anche questi. In questo caso senso unico parallelo. Allora, quello quadrato lo trovo di fronte, quello parallelo lo trovo parallelo alla mia direzione, quindi sto già percorrendo una strada a senso unico o comunque ci arrivo di fronte e vedo questo segnale. Vuol dire che la strada è a senso unico nella direzione della freccia. È chiaro, dalla parte opposta della direzione della freccia ci saranno un divieto d'accesso, quindi il veicolo rosso, è chiaro, non potrà girare a sinistra. Il veicolo verde invece potrà entrare in questa strada e proseguire dritto fino alla fine. Quindi non è vero che è un segnale di obbligo di andare a sinistra, quindi a parte che questo si distingue abbastanza perché è abbastanza lungo. Comunque non confondiamolo col segnale di obbligo di andare a sinistra, sempre quello bianco e blu rotondo. Quindi io vedendo questo segnale so che la strada da questo punto qua verso sinistra è a senso unico. Potrò andare a destra, nessuno me lo vieta, posso anche andare dritto. Da non confondere, quindi, indica che la circolazione sul tratto di strada su cui è posto è a senso unico, non è vero che obbliga ad andare dritto, esclude la possibilità di incrociare veicoli provenienti in senso opposto. È un segnale di prescrizione, obbligo, indica l'unica direzione consentita e obbliga a svoltare nel senso della freccia. Non esclude la possibilità di incrociare anche in questo caso veicoli provenienti in senso opposto. Quindi la direzione indica che la circolazione sul tratto di strada su cui è posto è a senso unico, in particolare una volta svoltato la strada è a senso unico. Quindi senso unico nella direzione della freccia, dove va la punta della freccia. Quindi una volta svoltato nel senso della freccia non è possibile marciare in senso opposto, ad esempio è vietata l'inversione di marcia. Non è vero che il segnale vieta di proseguire dritto, indica che svoltando nel senso della freccia non si incrociano veicoli provenienti dal senso opposto. Ok, e partiamo col quiz. Anna! Falso. Vero, il segnale A di figura indica che svoltando a sinistra la strada è a senso unico. Se vado in questa direzione, la mia strada è a senso unico, nella direzione della freccia. Ok? Luca! Vero. Ok, Filippo. Vero. Ok, Andrea. Vero. Ok, Jonathan. Falso. Falso, perfetto. Di nuovo Luca. Falso. Falso, bene. Di nuovo Filippo. Falso. Ok. Di nuovo Anna. Vero. Ok. Di nuovo Andrea. Falso. Benissimo, e Jonathan ancora uno, dai. Falso. Ok, perché non indica un divieto di sosta. Bene, proseguiamo con il successivo segnale di indicazione. Allora, ecco, adesso... Prima mi sono interrotto, non ho finito la spiegazione perché abbiamo fatto quello di indicazione principale, quello che ha importanza molto per la circolazione. Adesso invece entriamo nello specifico perché abbiamo detto che i segnali di indicazione sono tutti quadrati o rettangolari.
ma vengono utilizzati in situazioni diverse a seconda della strada che rappresentano. E iniziamo a vedere i quattro, anzi cinque gruppi differenti. Di fondamentale per cui dobbiamo fare riferimento anche per i quiz è il fondo. Pertanto, quando il segnale ha il fondo bianco, stiamo parlando di una località urbana, quindi il segnale si trova in una città, in un paese, ok? Quando invece il segnale ha il fondo blu, siamo su una strada extraurbana, quindi stiamo percorrendo una strada urbana oppure stiamo entrando in una strada urbana, perché magari stiamo uscendo dal centro urbano, c'è poi l'indicazione, mi dice che sto entrando in una strada urbana. Idem questo, verde vuol dire che stiamo o avvicinandoci a un'autostrada, quindi stiamo entrando in un'autostrada, quindi ci dà l'indicazione per entrare nell'autostrada, oppure stiamo nell'autostrada e stiamo percorrendo, mi dice eventualmente l'uscita o che distanza ci sono nei prossimi paesi. Fondo giallo, ricordiamoci che quando abbiamo detto che quando c'è un segnale con il fondo giallo, perché il giallo è la tinta più vivida, che è quella che si vede meglio, pertanto hanno stabilito di rappresentare il fondo giallo in presenza di un cantiere. Presenza di un cantiere cosa vuol dire? Persone che stanno lavorando, cumuli di materiali, macchine operatrici che si stanno muovendo e quindi maggiore attenzione. Pertanto lo vediamo, prestiamo molta attenzione. L'ultimo che può essere interessante quando io sono in giro nelle vacanze sono appunto segnali, indicazioni di interesse turistico. Quindi dove è il campeggio, dove è il museo, dove è il panorama. Quindi sono informazioni aggiuntive che posso trovare lungo il tragitto che sto percorrendo. Detto questo, iniziamo con il primo. Allora, cosa mi rappresenta? Mi rappresenta che successivamente al segnale non c'è stabilito la distanza. Potrebbe essere 50, come 100, come 500 metri. Comunque, il primo incrocio che trovo, quindi la prima diramazione, vedete che ci sono due strade, proseguo dritto, vado verso Milano. Giro destra, vado al centro di questo paese, che può darsi che sia ad esempio un paese prima di Milano, potrebbe essere ad esempio Rho, che è un paese prima. È come se noi fossimo, ad esempio, ci fosse qui scritto Torino, magari stiamo percorrendo, stiamo a Collegno, vado verso il centro di Collegno e proseguo verso Torino. Ok? Quindi, preavviso di diramazione urbana che successivamente ci sarà un incrocio dove potrò girare a destra per andare verso quella direzione. Oppure incrocio sempre urbano perché il fondo è bianco, il fondo principale. Anche qui, svoltando a destra, vado verso il centro o verso la stazione, proseguendo dritto, vedete, esco da questo centro urbano, inizierò su una strada extraurbana, infatti lo vedo, la strada statale 32, mi dice anche qual è il numero della strada, e vado verso Sora, verso Napoli. Però per adesso io sono ancora nell'ambito urbano. Più avanti proseguo, esco dall'ambito urbano proseguendo dritto. Ok, vabbè, questo è quello che abbiamo visto prima. Preavviso la svolta a destra per raggiungere il centro della città e la stazione. Quindi, preavviso l'incrocio urbano e su fondo bianco riportando i nomi dei luoghi raggiungibili. In questo caso indica di svoltare a destra per raggiungere la stazione ferroviaria e il centro, indica di proseguire dritto per Sora e Napoli. Altro esempio, sempre in ambito urbano, qui dobbiamo fare attenzione perché se fossimo alla guida di un autocarro con una massa complessiva superiore ai 35 quintali o 3,5 tonnellate, non potremmo proseguire dritto. Siamo, perché c'è un divieto di accesso per gli autocarri su questo ramo qua, siamo obbligati con il nostro autocarro ad andare verso la tangenziale, verso l'autostrada A24 che va a Roma L'Aquila. Se invece sono con un altro veicolo, moto, autovettura, autobus, quello che è, posso proseguire dritto, andrò, troverò prima il centro del paese, poi un altro paese, un'altra località che si chiama Vezzano e proseguendo dritto andrò verso Pescara uscendo dal centro abitato perché sarò su una strada extraurbana che è blu. Ok, e quindi questa è la spiegazione di quello che abbiamo visto. Ok, quindi vale chiaramente, abbiamo detto, solamente il divieto d'accesso per gli autocarri. Quindi gli autocarri per forza dovranno girare a sinistra, tutti, autocarri e autotreni, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci, superiori ai 35 quintali. Pertanto, l'autovettura, l'autobus, l'autosnodato, il minibus potranno andare, non possono andare gli autocarri e gli autotreni. Allora, ricapitolando, è un preavviso di incrocio urbano con limitazione di transito.
preavvisa una limitazione di transito sulla strada diretta Pescara, in particolare vieta gli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, quindi non tutti gli autocarri, attenzione nelle domande, se mi chiede se un divieto per tutti gli autocarri è falso, di proseguire diritto per il centro di Avezzano. Consente agli autobus e autovetture di continuare diritto, preavvisa di svoltare a sinistra l'incrocio urbano per raggiungere l'autostrada Roma e L'Aquila. Ok, preavviso addirittura qua due incroci ravvicinati. Quindi per evitare di mettere due cartelli, hanno messo un cartello unico, sempre in ambito urbano, che mi specifica i due incroci che sono abbastanza vicini dalle varie direzioni. Quindi via Gemona a destra, divieto, attenzione, divieto di accesso girando a sinistra, quindi non potrò girare a sinistra. Se vorrò andare all'ospedale, verso l'ospedale, dovrò utilizzare il secondo incrocio. Allora il secondo incrocio mi permette di andare a sinistra e di andare verso l'ospedale. Secondo incrocio vado verso il centro e poi proseguendo esco di nuovo dal centro urbano, da una parte vado verso il confine con l'Austria, quindi Tarvisio e Tolmezzo, dall'altra parte vado verso Trieste, Grado e Cividale. Ok, quindi andrò verso la Croazia da questa parte, Slovenia più che Croazia. Quindi si trova su strada urbana, indica che al primo incrocio non si può svoltare a sinistra. Ricapitolando, indica la presenza di due incroci successivi ravvicinati a breve distanza urbani perché è a fondo bianco. Al primo incrocio è vietato svoltare a sinistra per la presenza del segnale in senso vietato e si svolta a destra per via Gimona. Al secondo incrocio in fondo si svolta a destra per il centro della città e per Trieste, Grado e Cividale, mentre si svolta a sinistra per l'ospedale o per l'Austria, Tarvisio e Tolmezzo. Altro incrocio a questo punto però è una rotonda. Vedete infatti che l'andamento della strada è una rotatoria, quindi mi dice che successivamente troverò una rotonda con le varie uscite e le varie indicazioni che raggiungo. Prima uscita a destra, esco dal centro urbano, vado verso San Lazzaro Forì, su quale strada? La strada statale numero 9, me lo scrive qua. Proseguo dritto, quindi seconda uscita, sono diretto verso la tangenziale, l'autostrada. Qual è l'autostrada? La 1 e la 13. Terza uscita, quindi a sinistra, rimango nel centro di Bologna, quindi vado verso il centro di Bologna, a qui dove nello specifico? Al quartiere Mazzini. Quindi contiene lo schema della rotatoria e riporta il nome delle località raggiungibili. Quindi più avanti, ripeto, trovo la mia rotonda. Pertanto, è un preavviso di incrocio urbano regolato con circolazione rotatoria, contiene lo schema della rotatoria e riporta i nomi delle località raggiungibili. Bisogna svoltare la prima traversa a destra per raggiungere Forlì, alla seconda per raggiungere la tangenziale e alla terza per il centro della città. Quindi è una rappresentazione in pianta di effettivamente come si svolge la rotonda. E siamo fuori dai centri urbani, siamo su una strada extraurbana, lo capiamo perché il fondo è verde, sì, verde, buonasera, è blu. Anche in questo caso avremo un incrocio a tre rami, dove girando a destra andrò verso la località che si chiama San Giovanni e dovrò fare attenzione perché incrocio un passaggio a livello senza barriere. Quindi sarà una linea ferroviaria, chiaramente, dove c'è poco traffico e c'è un passaggio a livello senza barriere, quindi devo proseguire con molta attenzione. Proseguendo dritto vado verso Porto Torres. Nel girare a sinistra raggiungerò una località di interesse turistico, nello specifico i Nuraghe Speranza. I Nuraghe sono dei monumenti storici, preistorici ancora, che in Sardegna si trovano, proprio è un villaggio probabilmente fatto ancora con le pietre. Fanno parte dell'UNESCO come architettura e tutto, quindi sono protetti. Fanno parte dei beni dell'umanità, per intenderci. Quindi me l'hanno segnalato se io avessi intenzione di poterli visitare come interesse turistico. Ok? Quindi preavviso un incrocio su strada extraurbana e su fondo blu e indica la presenza di un passaggio a livello sulla modesta dell'incrocio e non di una stazione ferroviaria. Quindi preavviso un incrocio su strada extraurbana e su fondo blu indica la presenza di un passaggio a livello sul ramo destro dell'incrocio e non di una stazione ferroviaria e indica quindi a chi svolta a destra il possibile attraversamento di treni. Indica di svoltare a destra per San Giovanni, di svoltare a sinistra per la località turistica, segnale di colore marrone, di proseguire diritto per raggiungere Porto Torres. Ok, e siamo in autostrada, segnale con il fondo verde, quindi stiamo già percorrendo l'autostrada o la tangenziale che si voglia.
Proseguendo dritto, andò verso Bologna con che tipo di autostrada? Autostrada 1. Girando a sinistra, esco, raggiungo la località urbana, perché vedete che è bianco, di Linate e di conseguenza raggiungo l'aeroporto. Quindi indica l'uscita per Linate. Qui c'è un altro esempio, qui anche qui preavviso uno svincolo a 500 metri con svolta a destra per Razzate e Bucciate, Bugucciate. Quindi proseguendo dritto invece vado verso Varese. Siamo sempre in autostrada. Allora, su fondo verde ed è un segnale di preavviso di diramazione, non incrocio, non esistono incroci in autostrada, autostradale che consente la scelta preventiva della direzione da seguire. Indica che si deve proseguire diritto per andare a Bologna e svoltare a sinistra per l'aeroporto di Linate. Ok, adesso ne abbiamo fatte un po' e vediamo un po' di quiz. Luca. Falso. Ok, Filippo. Vero. Ok. Anna. Vero. Bene. Andrea. Andrea c'è ancora? No, non c'è più Andrea. Quindi niente Andrea, ma Jonathan. Vero. Falso. Non è un divieto di svolta a sinistra. Posso girare a sinistra, vado verso Linate. Ok? La diramazione. Di nuovo Luca. Vero. Bene. Filippo. Vero. Ok, perfetto. Anna. Falso. Benissimo. Jonathan, di nuovo. Falso. Falso. Ancora un giro tutti quanti. Luca di nuovo. Vero. Ok. Non è vero. Filippo. Falso. Certo. Anna. Falso. Ok. E Jonathan? Vero. Ok. Proseguiamo con il secondo gruppo di sempre segnali di indicazione, perché abbiamo detto che ce ne sono un bel po'. Allora, ritorniamo sulla parte bianca, quindi siamo in un incrocio, una strada urbana, stiamo percorrendo una carreggiata a tre corsie. Ci stiamo avvicinando all'incrocio e specifica le corsie che devo occupare in base alla destinazione che mi interessa. Quindi se voglio rimanere verso il centro di questa località urbana e nello specifico prendere questa via, mi posiziono nella corsia di destra e giro poi a destra. Se voglio rimanere praticamente, cioè andare verso il Terminillo, che è una località di interesse turistico, dove si va a sciare vicino a Roma, ok? Quindi vedete che è marrone. Proseguo dritto e vado anche verso la Salaria con la strada statale numero 4. Quindi qua siamo a Roma. Se voglio invece sempre rimanere nell'ambito di Roma, verso il viale Maraini, mi metterò nella corsia di sinistra e poi proseguendo esco da Roma e vado verso Terni. Quindi diramazione in questo caso, preselezione urbana. Ok, quindi indica una preselezione di canalizzazione urbana e viene posta in sostituzione del segnale di preavviso di incrocio. Nelle strade urbane e a fondo bianco, a più corsie, consente di mettersi nelle corsie di canalizzazione in particolare. Quindi indica ai conducenti di rete e località turistica di mettersi nella corsia di mezzo.
ai conducenti diretti a Terni di mettersi nella corsia di sinistra, ai conducenti diretti al centro della città di occupare la corsia di destra. Ok, preselezione estraurbana, anche qui siamo su una carreggiata con la presenza di due corsie. Mi specifica che rimanendo nella corsia di destra proseguo verso Pescara, andando verso sinistra ci sarà poi una diramazione verso Bari. Quindi a seconda di dove voglio andare mi predispongo con il mio veicolo nella corsia prescelta. Ok, quindi un segnale di preselezione su strada estraurbana e a fondo blu suddiviso in due corsie. Preavviso una zona di preselezione con due destinazioni. Indica ai conducenti diretto Bari di spostarsi sulla corsia di sinistra, ai conducenti diretto Pescara di spostarsi sulla corsia di destra. Ok, segnali di corsia li troviamo sempre in autostrada, sulle strade estraurbane principali, ma a volte anche in città. Comunque, perché hanno la caratteristica specifica di essere visibili parecchio? Perché sono posti su un portale in alto, in modo che da qualunque corsia io stia transitando, e sono di dimensioni notevoli, riesco a capire e quindi posizionarmi nella corsia che mi interessa per poi proseguire nella località che voglio. Quindi se voglio andare a San Donato mi metterò nella prima o nella seconda corsia. Se voglio proseguire verso Venezia mi metterò nella terza, nella quarta, nella quinta. Le frecce, chiaramente in basso, indicano quale corsia devo andare ad occupare. Ok, Luca. Falso. Perfetto. Filippo. Falso. Certo. Anna. Falso. Ok. Jonathan. Falso. Certo. Jonathan, di nuovo. Vero. Attenzione, non perché c'è la freccia dritta vuol dire che è un rettilineo. Mi dici che vado verso Pescara. Poi potrebbe esserci anche una curva, Sì. Jonathan, di nuovo. Falso. Ok, vediamo se è andato via qualcheduno. Filippo, Anna, Jonathan e Luca. No, non è andato nessuno via. Anna. Falso. Ok. Filippo. Falso. Certo. E Luca. Vero. No, ovvio di mettere il senso in marcia, no, mi dice solo che due corsie, sinistra verso Bari e dritto verso Pescara. Luca. Falso. Ok. Altro gruppo. Allora. Qui dobbiamo fare attenzione che su questo segnale che mi indica una località ci sono due numeri. Allora, prima di tutto dove siamo? Siamo su un'autostrada. Perché? Perché il segnale è a fondo verde. Mi dice, proseguendo in questa direzione dove c'è il cratere che stai andando, hai percorso 54 chilometri da quando sei entrato, quindi è una progressiva chilometrica a salire, perché sono sul chilometro 54. Proseguendo dritto te ne mancano 4 chilometri per uscire per Piacenza, per l'uscita di Piacenza. Attenzione, non 4 chilometri per Piacenza, perché arrivo a Piacenza, ma 4 chilometri per prendere l'uscita per Piacenza. Quindi a 4 chilometri c'è l'uscita, ci sarà il casello e poi dovrò seguire altre indicazioni per andare a Piacenza. Questo qui mi indica solo l'uscita e mi indica il primo, quello più grande, quanti chilometri ho percorso da quando ho iniziato questa autostrada. Quindi nella parte sinistra segnala, facciamo un po' più grande,
La distanza progressiva del luogo di origine dell'autostrada, quindi 50 km, 54 dall'inizio, nella parte destra la distanza per l'uscita, mi raccomando per l'uscita, per la località indicata in questo caso 4 km al casello d'uscita per Piacenza. Oppure, in questo caso, vedete che non siamo più su una strada, un'autostrada, ma siamo su una strada extraurbana, perché il segnale che mi indica il nome della strada, vuol dire strada statale numero 394, è blu. Il segnale sopra, in questo caso, mi dice anche qui che ho percorso già 25 km su quella strada. Okay? Quindi in questo caso anche questo è una progressiva distanziometrica stradale, mi dice quanti chilometri ho già percorso. Allora, un segnale di indicazione posto lungo l'autostrada, perché è verde, nella parte sinistra segnala la distanza progressiva del luogo di origine dell'autostrada, in questo caso ci troviamo al chilometro 54 dal punto di inizio dell'autostrada, nella parte destra segnala la distanza dell'uscita per la località indicata. Mi raccomando, la distanza per l'uscita, non la località, quindi non arrivo a Piacenza. In questo caso mancano 4 km dal casello d'uscita per Piacenza. Poi, segnale di conferma autostradale, siamo sempre in autostrada, mi dà dei nomi di capoluoghi e mi specifica quanti chilometri mi mancano da questo punto qui dove vedo il segnale. Quindi, proseguendo nella stessa direzione, andrò verso Firenze, mi mancano 180 km, a Bologna me ne mancano 285, a Milano 472. Quindi indica l'autostrada la distanza, numero a destra, della località raggiungibile lungo l'itinerario in ordine di raggiungimento. Chiaramente Firenze è la più vicina, Milano è la più distante. Può essere anche su strada extraurbana, basta che cambi colore, invece di essere verde e blu, ha lo stesso significato. Quindi indica l'autostrada la distanza, numero a destra, della località raggiungibile lungo l'itinerario in ordine di raggiungimento. Se di colore blu si trova su strada extraurbana, non è vero che indica che uscendo dal primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le località indicate. Sempre su una, ecco, attenzione, anche se il fondo è blu, lo possiamo trovare su un'autostrada. Perché su un'autostrada? Perché mi indica che a 500 metri ci sarà l'uscita dall'autostrada e quindi percorrerò una strada estrurbana principale o secondaria. Comunque non sarò più nell'ambito autostradale a 500 metri. Per cui mi indica quale tipo di strada inizierò a percorrere. E nello specifico mi raggiunge che verso Frosinone mi manca, ci sarà l'uscita, mancano 500 metri al casello, dove devo pagare il biglietto. Poi, una volta che sono uscito, posso raggiungere queste altre località proseguendo per quella strada. Ceccano, Priverno, Circeo, quindi località di interesse turistico, quindi vado in mare, vado in montagna, Terracina, quindi tutte Fiuggi, vado per il Miracqua di Fiuggi, Campocattino, ok? Però lo troviamo, ripeto, sia in autostrada come sulle strade principali, perché mi specifica che successivamente sto uscendo dall'autostrada. Quindi non è vero che indica che a 500 metri si arriva al comune di Frosinone, perché non si arriva al comune di Frosinone, ma c'è l'uscita per Frosinone. Vedete, qui siamo in autostrada, vedete il colore principale della piazzola verde, e mi dice che a 500 metri ci sarà l'uscita. Perché è comodo questo segnale qua? È comodo perché, l'abbiamo già visto, quando io sono in autostrada e c'è una coda, c'è un incidente, e quindi si va piano 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 e si procede lentamente, da questo segnale, quindi negli ultimi 500 metri, è consentito per chi è in uscita, quindi in questo caso per chi esce per Frosinone, percorrere gli ultimi 500 metri sulla corsia d'emergenza. Quindi con questo segnale sono sicuro che non incorro in nessuna infrazione, mi metto da qui in avanti sulla corsia d'emergenza, nessuno mi può dire niente. Attenzione, però devo uscire, non è che passo, vado avanti poi. Una volta che ho uscito, c'è la corsia di decelerazione, dovrò prendere e poi uscire. Però lo posso fare rimanendo sulla corsia di emergenza. Allora, posto su autostrada e su strada stradale principale, indica la distanza, quella in basso, questa qua, che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo d'uscita. Quindi riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo da tale svincolo nel centro.
Nell'esempio indicato che lo svincolo per Frosinone è a 500 metri e le località raggiungibili sono quelle riportate al centro su fondo blu. Le località turistiche sono indicate su fondo marrone, quindi qua abbiamo visto che sono di interesse turistico. Non è vero che indica che a 500 metri si arriva al comune di Frosinone, infatti a 500 metri vista ieri uscita della strada che stiamo percorrendo, che ci permette poi di arrivare a Frosinone. Ok, ingresso nel centro abitato. Quindi quando vedo questa strada sto entrando nell'ingresso di Taranto, nel comune di Taranto. Qua, proseguendo dritto, su Corso Francia troviamo Collegno, troviamo Rivoli, troviamo Grugliasco spostandoci un pochettino. Quindi identificano il territorio comunale dove sto entrando. Quindi indica l'inizio di un centro abitato e quindi identifica la località raggiunta. Torre Chiara, quello che è. Pertanto indica l'inizio di un centro abitato e quindi identifica la località raggiunta, in questo caso Taranto. È posto all'inizio del centro abitato su tutte le strade d'ingresso alla località indicata. Se è sbarrato con una diagonale rossa, vuol dire che stiamo uscendo dal centro abitato. Quindi se è barrato una striscia rossa, indica la fine del centro abitato. Non è vero che indica la direzione da seguire per raggiungere Taranto. Ok, quindi stiamo entrando in Taranto, ricordiamoci che anche se non c'è segnale di limite di velocità nei centri urbani, salvo diversa segnalazione, dobbiamo viaggiare a 50 km orari, e ricordiamoci che entrando nei centri urbani anche è vietato utilizzare il clacson, se non per motivi di pericolo. Oppure, quello in uscita, oltre a essere il cartello semplice, come abbiamo visto qui, quindi il cartello con il comune con la striscia rossa, potrebbe darmi informazioni aggiuntive su quale paese raggiungerò successivamente. Quindi sto uscendo da Monte Compratri, proseguendo dritto vado prima verso San Cesario, che è più vicino, 7 km, poi verso Napoli, verso Frosinone, scusate, 63, e per ultimo posso proseguire verso Napoli e mi mancano 190 km. Quindi queste sono le distanze in chilometri dal paese che c'è scritto prima. Quindi fine del centro abitato, quindi da qui in avanti sono fuori dal comune di Monte Compatri, potrò viaggiare a 90 km orari se la strada è un'estraurbana secondaria e potrò raggiungere questa località qui su questa strada estraurbana chiaramente. Allora, indica la fine del centro abitato, quindi anche la fine del limite massimo di velocità di 50 km orari e del divieto di segnalazioni acustiche. Nel pannello blu vengono indicate le prossime località, quindi centri abitati, raggiungibili in ordine di lontananza e per ogni località la rispettiva distanza chilometrica. Non è vero che si trova su strade estraurbane principali, in quanto, come detto, si trova appena l'uscita di un centro abitato e quindi su strade estraurbane secondarie. Ok. Va bene, Jonathan. Vera. Ok. Anna. Vero. Bene. Filippo. Vero. Sì. Luca. Vero. Ok. Luca, di nuovo. Falso. Ok, perché stiamo uscendo da Monte Compatri. Perfetto. Filippo. Falso. Attenzione, i chilometri che mancano sono a destra. I chilometri che sono a sinistra sono quelli che io ho già transitato, che ho già percorso. Ok? Quindi quando mancano 54 chilometri è falso perché ho già percorso 54 chilometri. Per Piacenza me ne mancano 4. Ok? Filippo di nuovo. Vero. Ok. Anna. Vero. Attenzione, non il numero della strada, ma i chilometri che mi mancano. Già. Anna, di nuovo. Vero.
Vero. Ok. Jonathan? Vero. Ok. Ancora un giro, dai, Jonathan, ancora una. Falso. Ok, Anna? Vero. Perfetto. Filippo? Vero. Ok, e Luca? Falso. Perfetto. Andiamo a vedere l'ultimo gruppo, che ce la facciamo ancora. Allora, abbiamo già visto, perché l'abbiamo già specificato quando facciamo i segnali prima, che a volte c'era un'indicazione del tipo di strada che stavamo percorrendo. Adesso entriamo proprio dentro a quello che sono la segnaletica in questo caso. Allora, il primo, fondo di colore bianco, è una strada comunale, quindi una strada piccolina, quella che unisce le frazioni attaccate al comune principale, una strada di campagna per intenderci. Che quale strada? Allora, SC sta per l'acronimo di strada comunale. La strada numero 19, quindi il secondo numero non indica quanti chilometri mi mancano, ma mi specifica il nome di quella strada. Adesso sono numero 19 e il suo nome. Poi il secondo, strada provinciale, vedete che l'acronimo è facile anche individuare, SP rispetto a SC, quindi SP, strada per strada provinciale. Non mi specifica di paese, ma mi specifica il nome della strada, che può essermi utile per dare indicazione a qualche mio amico che mi vuole raggiungere o per cercare sul navigatore dov'è. Numero, il numero indica il numero della strada stessa, quindi non sono chilometri, ma è il numero 37. Poi strada statale numero 2, quindi sono quelle le strade più importanti a livello al di fuori dell'autostrada. Numero 2 è quando è stato realizzato, quindi il numero della strada statale numero stessa. Poi E55, itinerario internazionale. Allora, siamo sull'autostrada ed è un itinerario 55 che mi può collegare più paesi, quindi non è una singola autostrada. Possono essere più paesi all'interno di tutta la comunità europea. Quindi, visto che non ci sono più le frontiere dopo l'accordo di Schengen, anche sull'autostrada non ci sono più i caselli, quindi proseguendo sull'autostrada farò un itinerario ben specificato che parte magari da Reggio Calabria e arriva su fino a Lubecca, che è su in Germania. In questo caso all'interno della nazione avrà la sua denominazione come A25, A21, quello che è. Invece a livello europeo sarà denominato con itinerario internazionale, quindi con la lettera E, perché attraverso tutta, partendo dall'Italia, attraverso tutta la Francia e la Germania ed è sempre la stessa. A25 invece è l'acronimo di autostrada, quindi stiamo percorrendo l'autostrada numero 25, quindi anche le autostrade sono numerate da quando sono state realizzate, la prima che è stata la Milano-Napoli era 1 e di conseguenza 2, 3, 4, A21 la Torino-Piacenza, A4 la Torino-Savona, quindi in base a quando sono state realizzate riportano il numero qua. Quindi E55 abbiamo detto l'itinerario europeo, lo troviamo inserito in un segnale di autostrada, quindi mi dice proseguendo dritto vai verso Pescara e ti stai mettendo sull'itinerario europeo E55 che poi magari arriva su fino in Germania, ok? Quindi indica il tipo di strada percorsa, in questo caso l'itinerario internazionale numero 55. Pertanto, indica il tipo di strada percorsa, in questo caso l'itinerario numero 55. È posto su strada di importanza internazionale e ne indica il numero della classificazione internazionale. Si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale, come in questo caso è un preavviso. Non è vero che indica una distanza o una velocità massima. Autostrada numero 25, quindi mi può essere anche, attenzione, può essere anche in ambito urbano, con il fondo verde, con una freccia. Mi indica, proseguendo nella direzione della freccia, andrai verso l'autostrada.
Quindi abbinata una freccia indica la direzione per un casello autostradale. E qui ci sono altri esempi. Sempre all'interno di altri criteri mi specifica quali autostrade andrò a percorrere. Quindi la 25 piuttosto che la 24. E qui c'è uno svincolo. Quindi mi dice a destra vai verso la 25, a sinistra vai verso la 24. Quindi indica il tipo di strada percorsa, in questo caso l'autostrada numero 25, perché è su fondo verde. Si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale, abbinato ad una freccia, indica la direzione per un casello autostradale. Non è vero che indica una distanza. Poi, strada statale numero 2, in questo caso non siamo un'autostrada, ma siamo su una strada extraurbana, quale dello specifico la numero 2. Quindi strada statale sono quelle strade regionali, quelle più importanti. Non regionali, quelle più importanti, le statali. Eh? Indica il tipo di strada percorsa, in questo caso la strada statale numero 2, che mi può collegare da Roma, ad esempio la strada statale numero 1, che è stata la prima ancora all'epoca dei Romani che avevano fatto, è la via Aurelia, che mi collega praticamente Roma fino a Nizza in Francia. Okay? Altri esempi, si può trovare all'interno di segnali di direzione di biglio stradale, quindi in questo caso andando nella direzione della freccia vado a prendere la strada statale numero 119 e mi mancano 3 chilometri per andare a prendere la strada statale 119. Oppure verso Poggio Reale me ne mancano 15, Sara Parruta me ne mancano 20, verso Palermo Sciacca me ne mancano 12 e andrò a prendere in quel caso lì la strada statale 624. Quindi il segnale identifica il tipo di strada percorsa, in questo caso la statale numero 2. Si può trovare all'interno il segnale di direzione del biglio stradale. Non è vero che indica una distanza o la lunghezza di un tratto stradale. Ok? Quindi strada statale 2 mi indica il nome. La distanza è dopo il paese, la località. Quindi andando verso Borgo Sole mi mancano 48 chilometri e piglio la strada statale 2. Ok, va bene. Ciao Anna. Buon pomeriggio, Anna. Grazie, scusami, Beppe. Niente, figurati. Ciao, tanto comunque quasi finito, eh. Guto, okay, ciao. Strada comunale numero 19. Ok, quindi anche in questo caso, vedete, sono strade piccoline che collegano magari due frazioni dello stesso comune. Il numero sopra mi indica sempre la progressiva. Ho percorso 16 chilometri dove sulla strada comunale numero 19. Quindi indica il tipo di strada percorsa, in questo caso la strada comunale numero 19, si può trovare a completamento dei segnali di direzione, come questo che abbiamo visto, quindi direzione verso Borgo Sole, strada comunale numero 19, mi mancano 48 chilometri verso Borgo Sole. Non è vero che indica una distanza o un orario o che si trova all'inizio di una strada di campagna. Quindi SC non vuol dire strada di campagna. Quindi siamo rimasti in tre, sì. Allora, Luca. Vero. Attenzione, non è una strada di campagna, strada comunale, non di campagna, eh? Luca di nuovo. Falso. Un centro di assistenza, ok? Filippo. Falso. Ok. Jonathan. Falso. Ok. Luca di nuovo. Falso. Falso perché è un itinerario europeo, bravissimo. Filippo. Falso. Certo. Jonathan. Falso. Ok, ancora una testa. Jonathan stavolta. Falso. Ok. Filippo. Vero. Falso. Non mi indica che mancano 55 chilometri, eh? Mi indica il numero della strada che è il numero 55. Ok. Luca. Falso. Anche qui falso, perfetto. Filippo, ancora uno, dai.
Falso. Ok, bene ragazzi, sono le 3, giuste, abbiamo finito in tempo. Ci vediamo domani ancora, se non stasera ripeto questa lezione, lo so che è un po' noiosa, però la dobbiamo fare. Comunque, se non la volete rivedere, ci vediamo domani. Ok? Ciao, grazie Beppe. Ciao, grazie a tutti. Buon pomeriggio. Ciao.